Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Per chi ha visto il video su Lucca Comics 2017 saprà che quest'anno in fiera ho fatto il cosplay di Monkey D. Rufy. O Luffy? O Rubber? Qual era dei tre? E ho notato che durante la fiera le persone avevano svariati modi di chiamare il mio personaggio. Ad esempio un cosplayer di Koro Sensei di Assassination Classroom mi ha domandato se ero travestito da Luffy o da Sanpei. Ok. Passando anche dai venditori di cibo ambulanti che mi urlavano: "Uè Rubber, vieni a mangiare da noi, sennò come fai ad allungarti?" Fino ad arrivare all'autografo di Victor Lazzo 88 sul suo libro, dove scrive: "A Elia, che in cosplay figo da Rufy e lo stimo." E proprio tra le mura di Lucca mi è sorta questa domanda: perché Cappello di Paglia ha così tanti nomi? Quindi con questo video voglio cercare perlomeno di fare chiarezza sul perché questo personaggio abbia così tanti nomi. Direi di incominciare. Allora, partiamo dagli inizi. One Piece inizialmente arriva in Italia nel 2000 sulla rivista Contenitore Express. E da quanto ho capito i primi capitoli sono stati messi appunto su questa rivista, un po' come poi accade in Giappone. Non avendo ancora nessuna linea guida sulla traslitterazione dei nomi giapponesi, i traduttori italiani adattano il nome, questo qua scritto in kanji, in Monkey D. Rufy. Sì, Rufy. Tipo Ruffiano, un nome che secondo loro suonava bene come nome di un pirata. Peccato solo che Chiroda fornirà solamente in seguito la traslitterazione ufficiale del nome nei caratteri occidentali, ovvero Monkey D. Luffy, come è possibile leggere sugli avvisi della taglia. Oppure, se vogliamo dire anche la pronuncia un po' più all'inglese, Luffy, ma penso che quella più corretta sia Luffy. Poi dal 2001 la serie anime di One Piece giunge anche in Italia, paese poco noto per le censure e gli adattamenti arbitrari perpetrarsi a danno delle opere animate giapponesi. Da qui Monkey D. Luffy perde totalmente il suo nome, diventando semplicemente Rubber. Diciamo qualcosa di più semplice da far ricordare anche ai bambini. Anche se qui sorge un problema, perché la famosa D nel nome non è un fattore da tralasciare, dato che è molto importante per la trama. E quando viene mostrata per la prima volta in versione italiana la scena animata dove si legge il nome originale del protagonista, gli adattatori Mediaset inventarono al volo una giustificazione, aggiungendo un dialogo dove viene spiegato che Rubber è soltanto un soprannome dato al pirata dopo che egli aveva mangiato il fatidico frutto Gum Gum, che l'aveva reso per l'appunto di gomma, e gomma in inglese è Rubber, quindi hanno unito le cose così. Peccato solo che in un precedente episodio adattato in italiano il protagonista venisse chiamato Rubber ancora prima che egli mangiasse il frutto del diavolo e quindi diventare successivamente un ragazzo di gomma. Dettagli. Mentre nel frattempo la casa editrice italiana si cimenta a cambiare le scritte Luffy in Rufy, in edicola escono le VHS di One Piece, che tra l'altro da piccolo mi vedevo pure io. L'edizione contenuta è la stessa di Mediaset. Stesse censure, stesso doppiaggio, se non fosse che lo spot televisivo inviti a comprare le avventure di Rufy. Aspettate, quindi lo spot televisivo dice Rufy come nell'adattamento italiano del manga. Però se compri le VHS senti Rubber, non Rufy. Ma purtroppo per voi e anche per me la storia non termina qui. Infatti in casa Mediaset, a forza di fare censure, si sono scordati un dettaglio importante del protagonista, che avevo accennato già prima, ovvero la famosa D nel nome. Così cercano di mettere una pezza e allora fanno dire Monkey D. Rubber, un mix tra l'originale e il tarocco. Poi nell'introduzione ad ogni episodio Monkey D. Luffy detto Rubber. Così si salvano il culo, citando l'originale e allo stesso tempo senza perdere il loro vecchio adattamento che oramai sono costretti a trascinarsi dietro a vita. Solo di recente nel film One Piece Gold, che è uscito anche qua nei nostri cinema italiani, abbiamo sentito il nome di Cappello di Paglia come dovrebbe essere pronunciato e nella maniera corretta, ovvero Monkey D. Luffy o Luffy. Quindi Luffy è ciò che ha pensato l'autore. E Luffy sia. Allora ragazzi, sinceramente ho sempre chiamato questo personaggio nella maniera scorretta, in tutte le maniere possibili, ma Luffy o Luffy mai. Io ragazzi, se dovevo chiamarlo con un nome diverso
diverso da Rubber, lo chiamavo Rufy, perché leggendo effettivamente il manga, io pensavo fosse anche quello originale. Però non mi sono mai spiegato il perché nell'anime giapponese si sentisse Luffy pronunciato, quindi ho detto o anche nell'anime giapponese hanno un nome diverso oppure c'è qualcosa che non va. Per fortuna vagando nell'internet ho scoperto questa cosa qua, che sì ragazzi, il nome vero di Cappello di Paglia è Luffy, cioè almeno nei nostri caratteri occidentali, non è Rufy o Rubber. Sinceramente non so quale sia il mio nome preferito da dare a questo personaggio, dato che, come avete visto, ha tanti nomi, soprannomi, il stesso Cappello di Paglia è un soprannome, quindi io sinceramente, potrà sembrare una bestemmia, ma io nel mio immaginario è sempre rimasto Rubber. Sarà perché fin da piccolo, quando ho visto One Piece la prima volta alla televisione, si chiamava Rubber, quindi c'era poco da fare. E poi può essere anche una cosa plausibile, dici, anche se un po' mascherata da Mediaset come al solito, che magari a questo personaggio che non ha un nome, cioè il nome completo non è cortissimo, quindi gli dai il soprannome, gli dai Rubber, più o meno ci può stare. So che alcuni di voi mi staranno già insultando nei commenti, ma nel mio immaginario, come ho detto, è sempre stato Rubber. Poi nel manga, leggendo il manga, ho detto ok, lo chiamo Rufy, e fino a scoprire che non è nemmeno Rufy, è Luffy. Quindi è una cosa parecchio strana, ok? Perché, come vi ho detto a inizio video, sentirsi la gente che ti chiama in svariati modi e te non sai nemmeno quale sia quello esatto, è stata una cosa anche divertente, se vogliamo dirla così. E voi invece quale nome preferite? Ditemelo qui sotto nei commenti o nel sondaggio che apparirà qui a sinistra. Spero di aver risolto alcuni dubbi che magari alcuni di voi potevano avere, e niente, se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel like e condividerlo con i vostri amici appassionati di One Piece che hanno anche loro dubbi riguardo al nome di questo personaggio. La mia pagina Facebook, dove posto le anteprime dei video che farò più altre cose interessanti, ve la lascio qui in descrizione, mi raccomando passateci. Se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo a un prossimo video.